Signore e signori, benvenuti all'Inviola Fan Village a Moena 2019. Fatemi sentire il calore del popolo viola. Un grande applauso per i nostri artisti che avete appena visto esibirsi: Marta, Martita, Giuliano e il nostro corpo di ballo, Elia e Serena. Fatemi sentire. Benvenuti a Moena, splendida cornice della Val di Fassa. Siamo qui nel ritiro della Fiorentina per l'ottavo anno consecutivo. Andiamo a cominciare subito con la serata e non potevamo fare di meglio presentando due ospiti d'eccezione. Abbiamo cominciato con delle performance artistiche e proseguiamo con l'arte. E chi meglio di loro può rappresentare l'arte toscana, fiorentina, d'eccezione? Non hanno bisogno di presentazioni, per cui vado subito a presentarveli. Signore e signori, un grande applauso per Paolo Vallesi e Marco Masini. Eccoli, ancora, fatemi sentire ancora. Ciao ragazzi, grazie di essere venuti. Allora, ritiro di Moena. Insomma, non so se Paolo e Marco ci eravate mai stati, la prima volta. No, buonasera a tutti, siamo venuti spesso qua e casualmente... Mi metto in mezzo. Per quanto mi riguarda, siamo venuti proprio quando... Aspetta che prendo l'altro per Paolo. Dove vai? Prendo l'altro per Paolo, no? Cioè, abbiamo tutto qua, eh. Ok. E siamo venuti proprio in occasione di una stagione speciale dove c'era il mister Montella, quindi speriamo che si possa tornare un po' a quei tempi lì, no? È l'augurio che ci facciamo. E quindi siamo venuti veramente con entusiasmo qua. Oggi avete assistito all'amichevole, no? Assolutamente sì, buonasera, mi unisco al buonasera, è un piacere veramente essere qui, è una situazione un po' per noi un po' fuori luogo, perché insomma qui ci sono gli sportivi, i calciatori veri, noi purtroppo di sportivo abbiamo la nostra appartenenza alla Nazionale Italiana Cantanti, dove io ancora mi ostino a giocare, mentre il Maso è passato diciamo dall'altra parte facendo il mister. Allora, quindi il commento tecnico lo lascerei al mister, okay. Io poi ti dico invece un po' di news su alcuni calciatori che ho visto bene. Va bene, allora mister, commento tecnico della partita oggi vinta di misura dalle Fiorentina 21-0. Sì, mister è un parolone, no? Io sono sempre stato appassionato al calcio e ho sempre cercato di utilizzare il mio lavoro anche per dare una mano a chi ha bisogno. E con la Nazionale Cantanti ormai da tanti anni stiamo collaborando con tante associazioni e stiamo mettendo a disposizione noi stessi per contribuire e per far solidarietà. Siamo felici perché abbiamo anche raccolto negli anni più di 80 milioni di euro per donare ai bambini bisognosi più che altro e a tante associazioni che negli anni poi ci hanno seguito. E poi dopo di noi sono nate tantissime altre nazionali, nazionale attori, nazionale piloti, quindi siamo stati un po'... siamo orgogliosi di essere stati i primi, anche se poi non siamo stati io e Paolo, ma tutto è nato da Mogol e Morandi, e quindi questo lo sanno tutti. Commenti tecnici, sai, io più che altro sono venuto qui a vedere i giovani, anche perché noi della Nazionale Davanti abbiamo un attacco, per esempio, tutto giovane, dei ragazzi che arrivano da Amici, da X Factor, quindi dai talent, e che onestamente devo riconoscere che portano tanta gente allo stadio, portano le famiglie, portano i ragazzini molto giovani, teenagers, e quindi di conseguenza il babbo, la mamma, i fratelli e parenti vari. E questo ci dà anche la possibilità di fare delle valutazioni durante i ritiri di ragazzi molto giovani, ragazzi che si avvicinano al mondo della musica e quindi al mondo del calcio attraverso la Nazionale. Quindi ho visto molti ragazzi giovani da Castrovilli a Ranieri a Sottil, che credo a Montiel, a Vlahovic. Certo, tutti i giovani promettenti della... Tutti i giovani che secondo me non sono più scommesse, cioè sono una realtà, adesso hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di imporre la loro personalità. Ovviamente, poi il mister deciderà se trattenerli qua oppure farli fare esperienza da altre parti, però io credo che ci sia un vivaio molto interessante. Perfetto, adesso
commento tecnico tocca a te, visto che mister Masini ha già espresso la sua opinione. Già detto tutto. No, io guarda, mi soffermavo sul risultato, perché se non sbaglio la Fiorentina ha vinto 21. Sì. Allora, questo non è un risultato casuale, è cercato, perché i titoli del giornale domani deve essere la Fiorentina ha fatto 21, che come sai cioè, è il jackpot. E quindi questo ci auguriamo in realtà che sia... che sia un anno veramente felice. Io sono due motivi per cui sono felicissimo di essere qui. Uno è Bieco, perché venendo da Firenze dove c'è 40 gradi, l'idea di mettermi una felpa è quasi una gioia, perché non lo so voi, ma qui insomma si comincia a stare bene. Non so quanti vengono da Firenze e quanti sono, ma insomma immagino saremo in tanti. Si scoppia giù e non ci si sta. Quindi sta bene, la sera c'è la felpina che è veramente un di più, veramente. E poi sono felicissimo di essere qui, perché questo nuovo entusiasmo, questa nuova ondata, questa rinascita, credo che sia veramente importante, perché tanto è riuscita nel primo miracolo, quello di ridare entusiasmo a una città, a un pubblico, e in qualche modo di riconsegnare la Fiorentina ai fiorentini. Questo merita un applauso, perché grande risultato. È già adesso grande, lo vedremo strada facendo. È un grande risultato. Va bene, io vi congedo, vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente state in mezzo al pubblico, la gente vi vuole bene, per cui insomma restate con noi, la serata è ancora lunga. Vi ringrazio, un grande applauso per Paolo Vallesi. Grazie, Forza Viola. Grazie. Datemi pure i microfoni, sì, grazie ragazzi. Bene, andiamo avanti e adesso... è caduto il microfono, perfetto. Andiamo adesso invece a presentare i padroni di casa, coloro che qui a Moena ci ospitano ormai, questo è l'ottavo anno consecutivo, quindi vi chiedo di continuare con l'applauso che avete fatto per Paolo Vallesi e per Marco Masini, per il sindaco di Moena, Edoardo Felicetti, il direttore dell'ATP della Val di Fassa, Andrea Weiss, e l'assessore allo sport del comune di Firenze, Cosimo Guccione, che invito qui sul palco. Prego, assessore. Non ho sufficienti microfoni, per cui mi perdonerete se se ve li dovete passare. Allora, sindaco, eccomi. Sì, no, eccomi. Stavo cercando la posizione giusta. Allora, 8 anni che insomma ospitate la Fiorentina qui, quindi diciamo è più che un matrimonio, insomma, siamo ormai sposati. Ecco, all'ottavo anno di matrimonio, quali sono le sue considerazioni? Sì, è vero, ci sono matrimoni che al giorno d'oggi durano molto meno, purtroppo. E, no, beh, è fantastico questo legame che la nostra comunità ha creato con quella toscana, è una cosa che all'inizio del mio mandato non avrei mai immaginato. Devo dire che quest'anno questa cosa la sento ancora di più, perché qua al villaggio abbiamo creato, è stata creata dagli organizzatori, che mi permetto di salutare e ringraziare, un'atmosfera che proprio rappresenta bene questo legame. Abbiamo appunto, basta vedere, i prodotti tipici toscani con la regina, la bistecca e il puzzone di pizza accanto. Fantastico, una commissione incredibile. Simbolo di questo legame. Io saluto e ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci anche quest'anno. Fortunatamente rispetto all'anno scorso questa serata ci ha regalato un buon tempo, non so chi c'era di voi, ma ricordo l'acqua a secchiate che arrivava in piazza, e fortunatamente questa sera non è così. Diciamo che i primi 2 giorni non è che si è lasciato, ci ha risparmiati, adesso si è calmato un attimo, speriamo che tutti duri insomma. Un paio di giorni dovrebbe durare, poi vedremo. Comunque buon ritiro a tutti e buona festa. Perfetto, grazie. Giro la stessa domanda più o meno al direttore dell'ATP. Cosa porta la Fiorentina nella Val di Fassa? Buonasera a tutti, un benvenuto anche da parte mia, soprattutto ai tifosi che anche quest'anno hanno voluto seguire la loro passione sportiva. Siamo molto contenti del miglioramento che è stato fatto qui per poter accogliere bene queste persone, per farle divertire. E soprattutto siamo contenti anche del fatto di ripartire con un nuovo ciclo. Qualcuno prima di me ha ricordato
che l'inizio di questa lunga storia fra Fiorentina, Moena, la Val di Fassa partiva da una salvezza all'ultima giornata. Ci ritroviamo nella stessa condizione, una salvezza all'ultima giornata, un allenatore che era lo stesso, che ha segnato comunque un ciclo importante di successi. Io mi auguro che possiamo contribuire anche quest'anno a una nuova stagione di successi sportivi e mi auguro che possiate godere di qualche bella giornata e vi ringrazio di essere qui così numerosi, di aver voluto fare vacanza qui in Val di Fassa seguendo questa passione che ormai sta anche incontrando il favore dei fassani. Perciò grazie a tutti quanti che sono voluti venire, grazie a voi. Anche agli altri ospiti. Grazie a voi. Serata. Chiudiamo con una domanda invece all'assessore Cuccione, che è giovanissimo assessore, quindi innanzitutto le faccio un augurio e un bocca al lupo per la nuova avventura. E al lupo. Le chiedo subito, da tifoso della Fiorentina, l'arrivo del presidente commisso sta trascinando tutta Firenze, ecco, lei cosa si augura per la nuova stagione da tifoso? L'arrivo del presidente Rocco ha portato a Firenze entusiasmo e passione, che sono due ingredienti fondamentali per lo sport e soprattutto per il calcio. E noi ci auguriamo di poter lavorare bene insieme, l'amministrazione vorrà sempre essere accanto della Fiorentina, della squadra, per questo ci tengo a fare anche saluti da parte del sindaco Dario Nardella e l'augurio di buon lavoro a tutto il team tecnico e tutta la società, al mister Montella, perché possono essere anni che ci riservino grandi soddisfazioni. Raccogliamo il suo invito, salutiamo il sindaco Nardella e ringrazio allora Andrea Vais, direttore ATP della Regione Trentino, il sindaco e l'assessore al Comune di Firenze Guccione. Grazie signori, vi ringrazio, in bocca al lupo per la stagione che sta per arrivare, sia a Firenze che in Trentino. Procediamo veloci, se loro sono il cuore del Trentino, quelli che sto per presentare sono il cuore viola, l'anima viola. Fatemi sentire veramente l'applauso più forte che avete per Mister Joe Barone e il Mister Vincenzo Montella! Buonasera, benvenuti. Buonasera mister, prendo subito i microfoni. Uno per lei e uno per mister. Mi metto in mezzo. Buonasera a tutti. In mezzo. Venite, guadagniamo un po' il centro. Perfetto, allora da chi comincio? Giù che è arrivato adesso. Comincio dal mister, poi lasciamo mister Barone. Lucis in fundo. Allora mister, lei è praticamente cittadino onorario di Moena, possiamo dire, nel senso che c'è stato da giocatore, ci torna da allenatore. Le prime impressioni su questo anno, il 2019? Ah sì, sono stato calciatore, non so, forse più di una volta, ma soprattutto siamo stati nella precedente mia esperienza con la Fiorentina, quindi 3 anni consecutivi dove abbiamo raggiunto dei grandissimi risultati. Adesso ci sono ritornato, sì, dei benissimi ricordi, quindi... Mi è molto familiare il paese, le strade e a volte anche qualche volto, quindi inizio a vecchiare anch'io. Famiglia, insomma, diciamo. Questa, sono molto familiare, quasi sta bene. Quest'anno anche la temperatura ci ha aiutato molto, non ha piovuto mai mentre ci allenavamo, quindi... sapeva che c'era la sessione di allenamento. È stata una novità e è sempre un piacere stare qua. Mi auguro che ci possa essere un proseguo, ecco. Speriamo. Mister Barone, lei invece è la prima volta. Sì, la prima volta. Allora, ci racconti un po' come trova questa Moena, questa Val di Fassa? Sì, no, prima di tutto vorrei ringraziare tutta la tifoseria di Firenze. Forza Fiorentina, grazie a tutti voi. È una bellissima presenza vedere tutti voi qui a Val di Fassa. Grazie al comune e al direttore Vais per tutto quello che stanno facendo qui, un grandissimo lavoro. Però soprattutto oggi era molto emozionante vedere tutta la tifoseria, perché l'ultima volta che l'ho visto era Fiorentina-Genoa. C'era un po' di tensione, diciamo. Ma era bellissima. Questa sera io vi ringrazio da parte di Rocco e tutta la famiglia Comisso. Grazie a tutti voi per quello che voi state facendo per la Fiorentina. Grazie a voi per l'entusiasmo che state portando a Firenze, come città, a Firenze, come tifoseria.
Torniamo un attimo al rettangolo di gioco, 5 giorni di ritiro, come sta la squadra, come sta lei? No, bene, sicuramente sta andando tutto bene, insomma, si lavora bene, i ragazzi hanno tanto entusiasmo, sono tanti giovani, e stanno facendo intravedere le loro potenzialità, le loro qualità, c'è soltanto da valutarle e soppesarle per il livello che andremo ad affrontare. Infatti Masini prima diceva proprio di questo, parlava di tanti giovani, come sono bravi, fanno i bravi? Oh, sono bravi e fanno i bravi, soprattutto, sono anche bravi fuori dal campo. Bene, quindi tanti tifosi per la Fiorentina, lei mi diceva non mi faccia molte domande perché non voglio parlare tanto, quindi insomma saluti in qualche modo il popolo viola, come sono, lei sa fare, insomma ci rassicuri, ecco, diciamo. Sì, no, guarda, mi fa tutte le domande che vuoi, sono qui per la Fiorentina, sono qui per i tifosi, io ormai sono qui, faccio parte della vita a Firenze, sto cercando casa, stamattina anche presto abbiamo visto un bel appartamento lì al centro, voglio stare al centro perché voglio essere accanto a tutti voi, accanto alla città, avere accesso a tutti voi per parlare della Fiorentina e il futuro della Fiorentina. A tal proposito, Presidente Commisso, come sta di là da quelle parti americane lì, come sta? Il Presidente Commisso chiama 50 volte al giorno, praticamente abbiamo bisogno di un drone che lo mettiamo sulla città e sul centro sportivo, così lui può guardare tutto, perché c'ha tante idee, sta facendo tutto il staff, sta facendo un grande lavoro per il torneo negli Stati Uniti, in particolare a New York, dove la nostra casa, dove noi siamo cresciuti. Ci auguriamo che facciamo un bel torneo lì negli Stati Uniti e poi si ritorna qui per iniziare la seconda parte del ritiro e il principio del campionato. Quindi io colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo a mister Montella per la stagione che sta arrivando, che sia entusiasmante come questo inizio di ritiro. Ringrazio mister Barone e vabbè, rimanete con me, non lo so, perché adesso è arrivato il momento di presentare la rosa dei 31 convocati che sono qui a Moena, e se tutto è pronto io partirei. Anche perché allora, i 31 sono tanti. Ah, 31 sono tanti, infatti ho dovuto pure imparare. Grazie a mister Montella, mister Barone, grazie. Ho dovuto imparare i nomi, cominciamo subito. La lista dei convocati del ritiro della Fiorentina Moena 2019. Vado in ordine alfabetico. Jaime Baez, Riccardo Baroni, Marco Benassi, Cristiano Biraghi, Gaetano Castrovilli, Federico Ceccherini, Nicolò Chiorra, Sebastian Cristoforo, Brian Dabò, Bartolomei Dragoschi, Valentin Esseric, Vittor Hugo, Dori Gabriele, Davide Anco, Risto Petro Rosenov, Cristian Coppi, Erald Lacti, Niki Belocco, Marco Meli, Cristian Rodriguez Montiel, Alex Tambelli, Edoardo Pierozzi, Luca Ranieri, Ricky Saponara, Giovanni Simeone, Riccardo Coppil, Diego Terrazzano, Siri Zerò, Lorenzo Venuti, Jordan Benetù e Dusan Vlahovic. Un applauso alla lista convocati Moena 2019. Eccoli qui, venite ragazzi. Il collaboratore tecnico con la calcio di Diego Herrera, i preparatori contiene le calcio Rosale, preparatore 13 Maria, Mario Innamato, Cristian Savoia, Italo Cotar, Paolo Riena, il match analyst Antonio Tramontano e poi il grande ritorno di Dario Daglielli, grande capitano storico della Fiorentina, il team manager Roberto Maradon, il responsabile sanitario Luca Benzone, il fisioterapista Daniele Misseri, Stefano Daglielli,
Giulio dei Magazzinieri, Romeo Floro, Riccardo Innocenti, Leonardo Marchetti e Andrea Orlandi. Signore e signori, la Fiorentina 2019 a Modena. Un grande applauso. Attenzione, c'è una sorpresa in diretta. Il presidente è commisso. Presidente, sono qui tutti per lei, per i giocatori. Salve presidente. Vediamo se riusciamo a sentire cosa dice. Parli che la sentiamo. Presidente, senta l'entusiasmo della piazza, fatevi sentire, Modena! Questo è l'amore di uno per lei, Presidente! Abbassiamo la voce, così lo sentiamo, voglio sentire cosa dice. Presidente, ha sentito? Ha sentito, Presidente? No, io sento, tu mi senti a me? Io sì, la sento. La vogliono sentire anche i tifosi viola, ci dica qualcosa. No, li voglio bene, naturalmente, no? Anche noi, Presidente. Ma qui si lavora, qui è meglio, tra una settimana vengono, la squadra viene in America e sarà bellissimo qui, ok? Va bene, grazie, ringraziamo il Presidente commisso. Ci faccia sognare, Presidente! Ci faccia sognare! Signori, signori, io vi ringrazio, ringrazio la Fiorentina anche a titolo personale per avermi dato questa opportunità e niente, credo che la squadra si fermerà per qualche autografo, qualche fotografia. Il popolo viola vi vuole bene, noi vi vogliamo bene. Forza Fiorentina! Forza! Sì, va bene, allora... Sì, grazie mister, grazie. Grazie. Allora... Allora, sì, comunicazione tecnica, i fotografi chiedono se si possono spegnere le luci del palco. No, perfetto, grazie. Tutti insieme... Prego, mister. Perfetto. Cadesca il vento in la parodiola sui campi della sfida e del padrone. Una speranza di macchina. Grazie a tutti. I giocatori si fermeranno qui solo per i bambini, Quindi non sfondiamo le transenne, mi raccomando, Non sfondiamo le transenne. Sì, sì, sì. Grazie ragazzi, grazie. Grazie Nico, sei fortissimo, sei il mio giocatore preferito. Ragazzi, se potete fermatevi qui vicino, facciamo due fotografie, due autografi, grazie. Modena, grazie, grazie Modena, fatemi sentire ancora. Avanzate ragazzi, vicino ai bambini, prego, grazie. Mister Romeo, numero uno. Grazie.